Solo 24 e solo per scendere in pista, niente versioni stradali. È la Aston più esclusiva e limitata che c'è, un po' quello che è successo per la 177. Questa spettacolare coupé da corsa è l'arma finale per convincere i danarosi clienti a scendere fra i cordoli con 800 cavalli dietro la schiena. Fatta di fibra di carbonio e di alluminio e con i pannelli della carrozzeria anch'essi di fibra di carbonio, la Vulcan ha il rapporto potenza-peso che è migliore delle auto che corrono nel campionato Fiat GTE Endurance. La meccanica è di prim'ordine, anche se non si è ricorsi ai sistemi ibridi che caratterizzano le supercar del momento. Comunque c'è parecchio carbonio e l'albero di trasmissione alle ruote posteriori è totalmente in composito. Ah, naturalmente i freni sono Brembo da 380 mm. Qui si parla di potenza allo stato puro, il motore è un V12 da 7 litri, sì, avete capito bene, 7 litri, e la dimensione delle gomme posteriori da 345 mm la dice lunga sulle prestazioni che si possono sviluppare. Ci piacerebbe davvero farvi sentire il rumore che esce da questi scarichi mostruosi qui sul brancardo, è una cosa da brividi nella schiena, ma qui allo stand non si può fare, però forse c'è un rimedio. Mica male, eh? Lo stile per essere un'auto da corsa secondo me è bellissimo e anche i colori e il disegno del frontale, ma c'è dell'altro da vedere qui alla Aston. A Ginevra è tutto pronto per l'85esima edizione del Salone Internazionale dell'Automobile. Si va dai nuovi modelli, alle concept car e agli studi di design e noi siamo qui per farveli scoprire da vicino. Noi siamo pronti per tenervi aggiornati in diretta da Ginevra e voi siete pronti? Restate connessi!